Prima che torni il maltempo, le squadre dei soccorritori sono ancora alla ricerca dei quattro dispersi dell'alluvione della conseguente frana di sabato mattina a Casamicciola di Ischia. Il bilancio è tragico, 8 vittime. Ieri è stato individuato il corpo di Michele Monti, ragazzo di 15 anni, fratello di Francesco e Maria Teresa, i cui corpi erano stati ritrovati domenica. I genitori sono tra i quattro dispersi. Lavorando con grande difficoltà, lavorando a mano ovviamente, perché non ci arriviamo ancora con mezzi, con automezzi, con escavatori e quant'altro, quindi tutto a mano, con pale, stanno cercando di togliere quanto più materiale possibile e in tempo minore. Tra i volontari che stanno aiutando in tutti i modi i soccorritori ci sono anche tanti giovani impegnati a liberare le case dal fango. 8. Stiamo operando, cerchiamo di liberare le case il possibile, ovviamente la situazione è difficile e soprattutto preghiamo per le famiglie ancora disperse che non riusciamo a trovare. Intanto l'ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte, lamenta che l'allarme che ha lanciato 4 giorni prima del disastro sul rischio per la popolazione non sia stato minimamente ascoltato dalle autorità.